grazie di essere venuto. Voglio ringraziare l'assessore al turismo della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, onorevole Annessa Tartaglione. Allora, oggi inauguriamo la stagione estiva, la nuova stagione estiva 2020 di Campomarino, con l'apertura dell'Info Point, e questa sera ci sarà anche l'inaugurazione della mostra mercato, l'inaugurazione della mostra mercato dell'artigianato. Per questa inaugurazione abbiamo creato una nuova guida turistica di Campomarino che viene chiamata Vivi Campomarino, dove all'interno saranno delle sezioni dove racconterà la storia di Campomarino, le nostre spiagge, il nostro porticciolo, le nostre festività e tante altre cose. È motivo d'orgoglio anche quest'anno la bandiera blu, essendo l'unica città del Molise che è stata riconosciuta anche quest'anno la bandiera blu 2020. E poi lascio la parola al sindaco. Grazie. L'assessore Cotugno ci onora della sua presenza, così come l'onorevole Tartaglione, ma io voglio soprattutto ringraziare sia l'assessore al turismo sia tutta la giunta e i consiglieri comunali di maggioranza, perché se abbiamo fatto qualcosa di diverso quest'anno, qualcosa di buono io ritengo, è perché abbiamo lavorato tutti quanti insieme, l'abbiamo fatto come una squadra, come sovente qui la mattina presto si vedono assessori e consiglieri girare per il Lido per capire quelle che sono le problematiche da risolvere in giornata. E siamo contenti di quello che stiamo facendo, penso che anche i nostri ospiti, i nostri turisti lo sono, perché sono numerosi anche quest'anno. No, niente, io volevo aggiungere che comunque anche questa amministrazione, anche quest'anno come lo scorso anno, sta praticamente dando molta importanza anche all'ambiente. Infatti abbiamo messo in funzione il Bosco Fantine, molto importante per questo territorio, la valorizzazione. E poi stiamo vedendo un po'. Può alzare la voce perché altrimenti. Stiamo vedendo un attimino anche sulla pineta di fare i primi interventi, seppure marginali, e poi praticamente anche sulle spiagge, insomma, abbiamo dato la denominazione delle spiagge e altre iniziative che verranno fatte in questi anni. Previsto anche l'intervento dell'assessore Cotugno oppure no? Sì, certo. Assessore. Grazie, buongiorno a tutti, saluto il sindaco, l'assessore al turismo, tutta l'amministrazione di Campomarino, l'onorevole Annessa Tartaglione. Sono veramente contento stamattina di essere qua a inaugurare questa stagione 2020 che sembrava estremamente compromessa. Invece sicuramente sarai abbastanza recuperata. L'altro giorno abbiamo inaugurato anche ad Altiglia la stagione 2020 della Regione Molise con il nuovo bando Turismo e Cultura 2020, cercando di recuperare quello che, come dicevo prima, era una stagione che ritenevamo purtroppo estremamente compromessa. Sono contento di essere qua, soprattutto per la bandiera blu di Campomarino. Siamo tutti convinti che se riparte la costa, riparte il Molise, per cui la regione c'è, stiamo facendo grandi investimenti nel settore del turismo e della cultura e siamo lieti di ripartire proprio da quella che è la costa, la riviera molisana. Come dice la maglietta, qualche settimana fa abbiamo firmato il protocollo d'intesa con i 4 comuni di Riaschi della nostra regione per la messa in sicurezza delle spiagge libere, per cui la massima collaborazione istituzionale tra regione, enti locali, in questo caso il comune, porterà sicuramente uno sviluppo
del turismo, ma anche delle aree interne della nostra regione, sicuramente per un futuro che vede l'asset del turismo come asset principale per l'occupazione e lo sviluppo della regione stessa. A Campomarino una buona stagione, al sindaco e all'amministrazione complimenti per il lavoro che stanno facendo sul territorio e l'ottimo lavoro che stanno facendo, nella convinzione che questo è un lavoro che vale per tutta la regione. Grazie. Sì, volevo ringraziare anche la ditta Co-Control Fausto Di Stefano, perché grazie a lui che ha ideato anche questo nuovo info point così all'avanguardia e ha voluto donare al comune di Campomarino. Delle spiagge per il distanziamento Covid e il lavoro al sindaco e all'assessore al turismo Vincenzo Cutugno, che ci hanno dato la possibilità di poter partecipare al progetto Due Mari, con il quale abbiamo intrapreso il progetto di sistemazione, diciamo, di un tratto di spiaggia regolamentata per il distanziamento qui a Campomarino, e che prevede dei paletti per la posa degli ombrelloni e delle passerelle di ingresso e di uscita proprio per il distanziamento dovuto alle norme Covid, e anche un'area che adibiremo a sistemazione per i diversamente abili. Va bene.